Torna la festa in Valserra, qual è il programma di quest'anno? Il programma di quest'anno è sempre più ricco. Intanto la festa è diventata adulta perché siamo alla quarta edizione in tutti i sensi. E questo è stato possibile grazie ai principi che sono alla base di questa manifestazione, che non è una sagra ma invece è finalizzato alla salvaguardia e sviluppo della cultura rurale, al promuovere il territorio, il paesaggio, i borghi, a tutelare l'ambiente contro ogni forma di inquinamento verso la terra, e ogni anno si arricchisce di partecipazione e di iniziative. Infatti noi continuiamo il rapporto di collaborazione con la UISP, quest'anno si sono aggiunte altri soggetti, la UISP ci organizza sia la corsa podistica contro l'inquinamento della terra e ci organizza i giochi tradizionali che sono corsa coi sacchi, tiro alla fune, i giochi popolari. Poi abbiamo l'associazione Drago Mountain Bike che ci organizza la corsa di mountain bike, abbiamo l'associazione OPES, che è un ente sportivo di Terni che organizza il torneo di calcio, poi abbiamo un'altra associazione che organizza le passeggiate a cavallo, e all'interno della manifestazione ci sono tutta un'altra serie di attività che riguardano, diciamo, la gara cane tartufo, l'esposizione nazionale delle razze canine dove tutti possono partecipare, soprattutto quelli al di fuori dell'attività venatoria, perché non è legata all'attività venatoria. Ci abbiamo la falconeria, molto bella, che è molto sentita dalla gente, dai bambini in particolare. Abbiamo il tiro a piattello laser e abbiamo anche il tiro a bersaglio per le attività, per legate, diciamo, all'attività venatoria. È l'unica cosa che c'è all'interno, perché il resto è caratterizzata da questi altri temi che io dicevo che sono alla base di questo. Poi abbiamo anche l'attività dimostrativa della pesca a mosca, e queste sostanzialmente sono alcune delle cose che facciamo, ma non solo. Poi trattiamo un tema importante e coerente ai principi della festa, che è quello della protezione civile, cioè a dire che cacciatori e pescatori vogliamo vedere che tipo di contributo e su quale ambito, su quali settori noi possiamo dare una mano, che ne so, possono essere il settore dell'antincendio, può essere un'altra questione che molto spesso si verifica purtroppo, che persone che si smarriscono nei boschi. E quindi noi da questo punto di vista, conoscitori della montagna, conoscitori dei boschi e quant'altro, possiamo essere utili. E su questo, ripeto, presenteremo un progetto di fattibilità proprio a dimostrazione. Poi c'è quello che cercano tutti, di cui viviamo, che ci fa sopravvivere, che si mangia bene e si spende poco. E mangiamo tutti i prodotti tipici locali, che vanno dal tartufo al cinghiale, alla trota e agli asparagi selvatici. Poi naturalmente ci sono anche altri tipi di carne, ma questi sono quello fondamentale. Si spende poco perché sono due tipi di menù, uno fisso 15 euro e l'altro a scelta.